soprattutto si parla quest'anno di collaborazioni importanti. Sì, quest'anno partiamo subito con due novità importantissime. La prima è che ci spostiamo in centro, per cui Salerno in Fantasy non si svolgerà più in una location come era l'anno scorso del Parco dell'Irno, ma ci spostiamo tra la Villa Comunale e Palazzo Fruscione. Questa è la grandissima novità, perché per un evento di ragazzi autofinanziato spostarsi in pieno centro a Salerno già è importantissimo. I partenariati importanti invece sono due: quello con la Notte Bianca, che si svolgerà in parallelo con l'evento Salerno in Fantasy, e quello col Giffoni Experience, che quest'anno si baserà su due attività principali. La prima è la presenza fisica di Giffoni con un suo esponente, il vice direttore del Giffoni Film Festival, che verrà a tenere una conferenza durante il Salerno in Fantasy. La seconda invece è la possibilità di vincere, grazie al biglietto dell'evento, il meet and greet con Martin Freeman. Salerno in Fantasy è una convention interattiva dedicata a tutto l'universo fantastico. Questo che vuol dire? Vuol dire che noi cerchiamo di far immergere le persone all'interno di un universo fantasioso, popolato da mondi spettacolari. Quindi il nostro intento è quello di portare la cinematografia, dar vita alla cinematografia, e lo facciamo attraverso le associazioni di gioco di ruolo dal vivo, che quest'anno sono 35, cioè praticamente le persone che partecipano a Salerno in Fantasy si vestono dei panni dei propri personaggi preferiti e vivono storie dal vivo, cioè proprio vengono proprio coinvolti all'interno di avventure vere e proprie all'interno della città, fondamentalmente. Grazie. Okay, grazie.